L'ultimo autore che incontriamo nel programma di quarta è Kierkegaard, o per pronunciarlo diciamo in maniera più corretta, Kierkegaard. Si dovrebbe dire così perché è un autore danese, uno tra i primi, se non forse il primo autore scandinavo che incontriamo appunto nel programma di storia della filosofia. Poi per carità studia in Germania, diciamo, conosce Hegel, entra in contatto con l'idealismo, ma appunto forse alcune sue caratteristiche sono legate anche a questa origine geografica. Kierkegaard, dicevo, è l'ultimo autore della quarta e non lo è per caso, nel senso che rappresenta un po' un collegamento, una cerniera, potremmo dire, tra la filosofia moderna, ancora ottocentesca, idealistica, e quella invece che è poi la filosofia contemporanea, da Marx, Nietzsche, Freud in poi, fino ad arrivare al Novecento. Nasce Kierkegaard una decina d'anni dopo la morte di Kant, siamo nel 1813, e muore abbastanza giovane, in realtà nel 1855, formandosi in un clima tipicamente hegeliano. In realtà Kierkegaard Hegel lo detestava, come anche Schopenhauer. Tutti i filosofi successivi, diciamo, si sono confrontati con Hegel e ne hanno fatto il loro idolo polemico oppure il loro punto di riferimento. Kierkegaard in particolare di Hegel diceva una cosa abbastanza divertente che riguardava lo spirito assoluto che lui diceva appunto è curioso come si muova da Oriente a Occidente, giunga in area tedesca, si fermi a Berlino, entri nel dipartimento di filosofia all'università e trovi la sua massima realizzazione sulla cattedra di Hegel. Questo insomma ci dà un po' un'idea di quello che Kierkegaard pensava a proposito di Hegel. Allo stesso tempo, Kierkegaard è anche un punto di riferimento per alcune correnti della filosofia del Novecento, come ad esempio l'esistenzialismo, ma anche lo stesso pensiero di un autore fondamentale come Heidegger. Per quanto riguarda l'esistenzialismo, nonostante ci siano molti punti, diciamo, di contatto, restano secondo me anche abbastanza evidenti le differenze. Sicuramente però l'attenzione data all'individuo che è uno dei capisaldi del pensiero di Kierkegaard, e allo stesso tempo anche proprio l'attenzione per l'interiorità dell'uomo segna sicuramente un punto di passaggio chiave. Nel senso che tutta la filosofia, diciamo, che abbiamo visto fino ad ora si pone certo il problema anche dei sentimenti umani, della fede in particolare, ma considera l'individuo una parte del tutto, quindi un ingranaggio in un meccanismo molto più ampio che, soprattutto appunto con la filosofia moderna, i filosofi cercano di studiare. Penso alle varie teorizzazioni sullo Stato, da Rousseau, Hobbes, insomma, in poi. Kierkegaard quindi è un autore interessante perché sicuramente è un autore che stuzzica un po' di più magari anche quell'interesse filosofico di natura psicologica che soprattutto magari in adolescenza forse si può avere. Non lo so, in realtà in adolescenza non avevo molto amato Kierkegaard perché ero molto più interessata ad altri temi di natura sociale. Lui invece da questo punto di vista è anche abbastanza elitario se vogliamo, lui disprezza le masse, è molto critico anche nei confronti dei moti che appunto vive nel corso della sua vita, del 30, del 48, ritiene che allontanino l'uomo dalla fede e per lui invece il discorso religioso è fondamentale. Questo perché appunto era cresciuto in un ambiente pietista, esattamente come Kant. Il padre di Kierkegaard era pietista come la madre di Kant e questo è un tratto distintivo, ma anche forse banalmente, insomma, un po' per quelle che erano le sue idee politiche. Oltre a questo, il suo carattere è un carattere inquieto e piuttosto solitario, nel senso che per tutta la vita lui non si sposerà e sarà sempre, diciamo, abbastanza, non voglio dire necessariamente isolato, però sì, sicuramente alcuni tratti del suo pensiero vengono enfatizzati appunto da questo carattere solitario. La critica principale, infatti, che rivolge all'hegelismo, al di là delle battute sullo spirito assoluto, è che ha annullato l'individuo, preoccupandosi esclusivamente appunto di collocarlo in un sistema più ampio. Per Kierkegaard, invece, l'individuo è fondamentale. I due grandi testi, diciamo i più importanti, che lui scrive sono Timore e Tremore e Out-Out. Out-Out si occupa del tema della scelta, che per lui è una condizione fondante dell'individuo e che in realtà porta all'angoscia e alla disperazione. Per
porta all'angoscia laddove costringe ad abbandonare le altre scelte e porta alla disperazione invece proprio perché non si può evitare la scelta. L'altro grande tema, diciamo, del pensiero di Kierkegaard invece è una scansione triadica, quindi un po' di Hegel tutto sommato, esce dalla porta, rientra dalla finestra, degli stati dell'esistenza, che per lui sono fondamentalmente tre, appunto: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. Per quanto riguarda la vita estetica, che lui diciamo individua, categorizza, simboleggia con la figura di Don Giovanni, si realizza nella costante ricerca del piacere, e da questo punto di vista conduce alla noia e alla disperazione. La vita etica invece è la scelta di responsabilità che viene esemplificata nella figura del marito e conduce invece a un senso di inadeguatezza, potremmo dire, anche a un senso di colpa, un pentimento. Comporta infatti la sottomissione alle regole della famiglia e della società, quindi in un certo senso annulla l'individuo. La vita religiosa invece, l'ultimo stadio, implica la fede, l'abbandono alla fede, che torna a valorizzare l'individuo al quale è garantito, diciamo, un rapporto esclusivo con Dio. Di nuovo, il tema della religione è fondamentale ed è un tema però che Kierkegaard non declina in un senso collettivo. Anzi, è proprio una religione di tipo individuale, un dialogo interiore con la divinità. E da questo punto di vista c'è anche una risposta, diciamo, all'angoscia, alla disperazione causata dalla scelta, perché proprio nella fede si ritrova appunto l'unico rimedio possibile. È interessante, secondo me, osservare come ci sia stato un salto rispetto a tutta la tradizione precedente. Il focus non è più sulla società, non è più sull'individuo né la società, ma è sull'individuo davanti a se stesso. E questo è un tema novecentesco, è un tema che verrà declinato poi dalla filosofia del Novecento, che quindi sarà qualcosa di completamente diverso, appunto, rispetto a tutto quello che abbiamo letto e studiato finora. Ma questa, appunto, come dicevo, è tutta un'altra storia, quindi verrà scoperta in un altro momento.